Sindaco Roberti, siamo all'ingresso dello stand del Molise qui alla BIT di Milano, uno stand molto frequentato, visitato, soprattutto uno stand interattivo che propone le nostre bellezze attraverso un percorso, un labirinto dove però viene mostrata tutta la bellezza del nostro territorio. Termoli è una delle perle del Molise, siete qui, siete con orgoglio a rappresentare il nostro territorio. Sì, innanzitutto quest'anno abbiamo uno stand rivisitato ma molto bello, interattivo, dove le immagini fanno da padrone, in qualche maniera riescono a far sì che il visitatore riesca a cogliere quello che sono le bellezze della nostra regione. A maggior ragione lo splendido mare di Termoli, della costa molisana, e quindi tutte quelle bellezze che possiamo mostrare ai visitatori che vorranno venire a frequentare e a trascorrere le loro vacanze in Molise. Ecco, Termoli come si prepara alla prossima stagione estiva e non solo, perché il tema proprio di questa edizione della BIT e la proposta del Molise è quello di un turismo destagionalizzato, ovvero che vada oltre, come dire, il momento topico. Termoli è una località di mare, quindi la stagione estiva è quello più forte, ma come si attrae visitatori durante tutto l'anno? Beh, creando appunto questi percorsi che in questo stand cerchiamo di far comprendere al visitatore. Termoli, si parte dalla costa per arrivare all'interno del Molise. Questo che vuol dire che, come già è stato anticipato, l'estate si fa da padrone, ma è proprio attraverso questa possibilità di cogliere in pochissimo tempo tutte le bellezze naturali che investono la nostra regione, lì capire le nostre culture, le nostre tradizioni e soprattutto il valore aggiunto che è i nostri prodotti enogastronomici. Questo non può che accogliere il turista in una splendida location, ma soprattutto in un ambiente incontaminato. Ecco, diamo uno sguardo al futuro. In questo quinquennio c'è stato un gran lavoro dell'assessorato al turismo e alla cultura regionale. È stato, come dire, un atto fondativo, perché in precedenza questo assessorato non esisteva. Ci apprestiamo, senza entrare nei dettagli della politica, però a una stagione nuova. Questo è un percorso che certamente andrà ripreso e in qualche modo rafforzato. Ma certo, perché è un asset del PIL della nostra regione il turismo, e quindi a maggior ragione il turismo va sviluppato, va amplificato, e a maggior ragione l'assessorato al turismo deve svolgere questa attività, far conoscere cultura, bellezze, turismo e accoglienza di una regione seppur piccola ma molto, come dire, ricercata, perché ti dà la possibilità di saper cogliere anche momenti di meditazione e di vicinanza alla natura, perché il Molise è ancora tanto da poter essere scoperto e tanto da poter dare in termini naturali. La presenza di Termoli alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano ha avuto oggi un riconoscimento, una vetrina importante, perché Termoli è la sede nazionale dell'albergo diffuso. Sì, in effetti è stata scelta Termoli come città a livello nazionale dove insisterà la sede dell'Associazione degli Alberghi Diffusi. Questo non è soltanto un riconoscimento per lo sforzo profuso in campo turistico dagli addetti ai lavori, ma anche perché in qualche maniera Termoli in questa BIT 2023 si è cercata di presentarsi in una veste differente, in una veste dove non è solo il turismo che garantisce l'accoglienza e soprattutto il ritorno per conoscere Termoli, ma è il saper accogliere, e quindi l'albergo diffuso in qualche maniera è un po' casa e un po' albergo. Il saper accogliere il turista, far sì che Termoli si pone al centro di questa nuova, di questo nuovo modo di fare turismo.
Michele Barile, assessore al turismo e alla cultura al comune di Termoli. Termoli è una delle bellezze, una delle perle del Molise che fanno da protagonista qui alla BIT di Milano, alla Borsa Internazionale del Turismo. Allora, quali sono le novità che offre la città? Il Molise è, a mio avviso, è tutto protagonista. Termoli naturalmente gioca all'interno della regione, gioca sicuramente un ruolo importante vista anche la sua collocazione geografica. Anche quest'anno non potevamo perdere questo appuntamento, l'appuntamento della Borsa Internazionale del Turismo, che è una piazza importantissima. Tanti sono i visitatori, tanti saranno i buyer che si confronteranno con gli stakeholder termolesi e con gli stakeholder molisani, e anche quest'anno abbiamo voluto dare manforte alla regione, all'azienda autonoma di soggiorno e turismo, appunto per sostenere al meglio e promuovere al meglio quelle che sono le bellezze della nostra terra. Termoli si accinge già ai preparativi per la prossima estate, tante sono le iniziative che abbiamo in cantiere, tanti saranno anche gli appuntamenti che ci accompagneranno all'estate, perché per noi è diventato importantissimo destagionalizzare quella che è l'offerta turistica, l'offerta di eventi che il comune deve proporre, perché abbiamo notato soprattutto negli ultimi anni, grazie sicuramente anche alla forte campagna di promozione turistica che la regione, che l'assessorato al turismo della regione Molise ha posto in essere, abbiamo avuto dei riscontri veramente importantissimi. Abbiamo visto soprattutto che non solo l'estate, ma un po' tutto il periodo primaverile, autunnale, diventa veramente importante per i nostri visitatori. Quindi stiamo lavorando tanto, cerchiamo di lavorare al meglio e appunto cercando di creare la migliore offerta per i turisti e naturalmente anche per i nostri concittadini. Michele D'Egidio, assessore al turismo del comune di Campomarino, siete presenti anche voi alla BIT con la vostra offerta. Campomarino è sicuramente una delle località che vivono la loro stagione forte durante l'estate. Quali sono le proposte allora che ci aspettano per i prossimi mesi? Sì, hai detto bene, Campomarino vive di turismo e ricordiamo che Bandiera Blu 2022 è l'unica bandiera in Molise. Ci sono molte offerte turistiche quest'anno, un plauso va anche agli albergatori di Campomarino che sono presenti qui quest'anno, hanno fatto delle offerte turistiche, hanno fatto dei bei pacchetti turistici per Campomarino. Noi come comune di Campomarino quest'anno abbiamo fatto una nuova brochure in inglese, perché abbiamo molte offerte anche dai paesi degli USA, perché vengono a scoprire la nostra cosa a Ramitelli, vengono da Ramitelli, vengono a vedere le nostre cose su Ramitelli. E niente, abbiamo fatto un nuovo sito internet www.vivicampomarino, dove ci si può collegare, ci seguite anche su Instagram, dove verranno fatte tutte le offerte turistiche che ci daranno i nostri albergatori, e poi sulla nostra app Vivi Campomarino, dove lì pure ci sono delle app dedicate, anche un'offerta turistica con una scontistica per i turisti che verranno a soggiornare qui a Campomarino.